Un Pescara in maschera e ancora imballato per via della dura preparazione fa vedere comunque anche buone cose e al Mariani Pavone batte in amichevole 2-1 il Pineto al termine di 90 minuti comunque godibili e giocati dinanzi ad un folto pubblico. Il tecnico biancazzurro Luciano Zauri anche sulla Riviera Teramana ha proseguito gli esperimenti lasciando spazio nella ripresa un po' a tutti gli effettivi a disposizione. Il trainer del Delfino senza gli acciaccati Fiorillo, Campagnaro, Memusciai, Tabì e Marras, oltre Lungo, Degenti, Melegoni e Ciocev, nel primo tempo ha schierato quella che per almeno 8 undicesimi potrebbe essere la formazione titolare che giocherà domenica prossima in Coppa Italia contro il Mantova. Molto attivi soprattutto gli attaccanti desiderosi di ben figurare al cospetto dei tifosi biancazzurri. In palio è apparso l'ultimo arrivato Brunori all'esordio con la maglia del Delfino e che ha dimostrato già una buona intesa con i compagni di reparto Galano, molto mobile sulla fascia destra, l'ex foggiano, e Tumminello, autore del gol al 19° che ha portato il Pescara in vantaggio. Promosso a pieni voti anche il Pineto del presidente Silvio Brocco, che trova il pareggio alla mezz'ora con il gol di Alessandro. Nella ripresa girandola di sostituzioni e gol vittoria per il Pescara al 26° con il giovane bomber ex Primavera Borrelli. Per la squadra del presidente Sebastiani domenica sarà già Coppa Italia all'Adriatico.